Si è svolto il quinto appuntamento del Nul Vidagusto, la rassegna culturale ed enogastronomica dell'Anglona dedicata ai prodotti locali identitari. Sono state illustrate le erbe spontanee edibili e il loro impiego per prevenire e trattare diversi disturbi e malattie, nonché il come prepararle per consumarle in gustosi piatti. Vediamo il servizio di Bebo Madello. Come medico io utilizzo le piante medicinali che spontanee contengono maggiormente principi attivi e quindi risultano più efficaci a integrazione di quella che è la terapia normale che si attua quotidianamente nella pratica clinica. E le piante medicinali infatti possono limitare gli effetti collaterali di un farmaco. Inoltre molte piante medicinali, oltre a essere curative, hanno anche un risvolto alimentare, per cui introdotte nell'alimentazione, penso ad esempio al timo, alla malva, al cardomariano, possono aiutare la nostra funzionalità epatica determinando un'azione di disintossicazione profonda che ci porta a un miglioramento dello stato di salute. La raccolta viene collegata ancora alla miseria o alla povertà e quindi ora invece che sappiamo che le specie selvatiche hanno un contenuto di flavonoidi e comunque di nutraceuti superiori rispetto a quelle coltivate, c'è una riscoperta, insomma mi auguro che la tradizione venga tradita almeno quella moderna e che si utilizzino sempre di più le specie selvatiche raccolte con consapevolezza e coscienza. E il tema fondamentale che è stato trattato nei diversi convegni è l'alimentazione. L'alimentazione però che aveva come filo conduttore, trattando di carne, di dolci, di formaggi e di erbe, l'ecosostenibilità, ma anche l'idea di cibo intesa come cultura e come valore identitario. Una sfida per mangiare bene, per mangiare sano. Io credo che una soluzione possa essere rappresentata dalle scuole, che l'educazione alimentare debba diventare una disciplina non solo trasversale ma una disciplina a sé.